ultimi giorni, Elena si ritrova spesso a riflettere sul suo ex fidanzato, un pensiero che sembra ripresentarsi in ogni momento della sua giornata. Durante un momento di relax in sauna, decide di aprirsi con Shayla, la sua confidente, condividendo il suo dispiacere per come sia finita la loro relazione. La brasiliana esprime il suo rammarico per il cambiamento che ha notato in lui subito dopo la rottura. "Abbiamo litigato proprio mentre mi stavo trasferendo da lui", racconta, con un tono di voce che tradisce il dolore ancora presente. Le frequenti discussioni erano dovute a differenze di obiettivi e desideri. Mentre Elena voleva godersi la vita e divertirsi, il suo ex dimostrava un crescente disinteresse per la vita mondana, preferendo isolarsi e dedicarsi ad altre attività. "Sentivo che stava cambiando", ribadisce Elena, cercando di dare un senso a quanto accaduto. Ricorda con amarezza il giorno in cui lui le ha comunicato la sua decisione di lasciarla. "Era strano, perché proprio quel giorno l'ho visto uscire in discoteca a divertirsi con altre persone", racconta, con un velo di tristezza nel cuore. "Mi aveva detto che non mi amava più e che era stanco. È stato devastante." Shayla, che ascolta attentamente, la incalza chiedendole se avesse mai tentato di riavvicinarsi al suo ex dopo la rottura. Nonostante il dolore e la rabbia che ha provato, Elena risponde affermativamente, raccontando di aver fatto diversi tentativi per recuperare la relazione. "Abbiamo costruito tanto insieme", dice con nostalgia, sottolineando l'ammirazione che provava per lui. Ricorda i momenti belli trascorsi insieme, le risate, le avventure condivise e quanto fosse difficile lasciare andare quella persona così intelligente e piena di interessi. Tuttavia, nel corso di questa conversazione, Elena si rende conto che il dolore e la nostalgia sono stati anche una fonte di crescita per lei. "Ho capito che, nonostante il male che provo, devo mettere un punto a questa situazione", afferma con determinazione. Ha iniziato a riflettere su ciò che realmente desidera nella vita e su come queste esperienze l'abbiano aiutata a diventare una persona più forte e consapevole. La discussione con Shayla la spinge a considerare che, mentre il suo ex fidanzato rappresenta un capitolo importante della sua vita, non è l'unico percorso possibile. Elena sta iniziando a esplorare nuove opportunità, sia personali che professionali. "Adesso penso ad altro", conclude, rivelando una rinnovata voglia di affrontare nuove esperienze e conoscenze. Questa transizione non è solo un modo per distrarsi, ma un vero e proprio viaggio di autoscoperta. Elena si iscrive a corsi di yoga e meditazione, cerca di conoscere nuove persone e avvicinarsi a nuove passioni che aveva trascurato durante la relazione. Sta imparando a dedicare tempo a se stessa, riscoprendo la bellezza di vivere nel presente e di seguire le sue passioni. La sua esperienza diventa così una testimonianza di come le relazioni, anche quelle che finiscono in modo doloroso, possano portare a una crescita personale significativa. In questo nuovo capitolo della sua vita, Elena è pronta a scrivere una storia diversa, abbracciando ogni sfida con il coraggio di chi ha affrontato il dolore e ha scelto di ricominciare.